Dopo 18 anni si chiude il ministero religioso di Monsignor Piero Coccia, d'arcivescovo metropolita di Pesaro. Domenica 1 maggio alle 16:30 il Duomo ospiterà la Santa Messa di insediamento del successore Sandro Salvucci. Quella stessa cattedrale che sabato ha officiato invece l'ultima funzione a Pesaro di Monsignor Piero Coccia, che dall'altare ha analizzato il suo prolungato ruolo nella comunità. Ripenso ai miei 18 anni che ho trascorso tra di voi, registro in me tante manchevolezze, insufficienze, limiti. Tuttavia posso dire, e lo dico con tanta sincerità, che il mio impegno di pastore è stato sempre totale. Non mi sono mai lasciato prendere da calcoli, da carrierismi, dall'ossessione del consenso e dalla voglia smaniosa di apparire. Non sono stato a prua della nave a svendolare la bandiera, ma ho preferito stare nella stiva per far funzionare al meglio il motore e mandare avanti un'imbarcazione anche in acque tempestose. Un'analisi su se stesso alternata ad un'analisi sociale e culturale. I miei 18 anni trascorsi a Pesaro sono passati velocemente e sono stati segnati profondamente dall'esperienza di un trapasso culturale, trapasso anche sociale e trapasso ecclesiale. A margine della funzione, Coccia ha così ringraziato la comunità che lo ha ospitato per 18 anni. Vi rivolgo un caro saluto al termine dei miei 18 anni passati a Pesaro come arcivescovo e ringrazio tutta la comunità per l'affetto con cui mi ha circondato e anche per la collaborazione che mi è stata data. Sono grato a tutti e dico anche proseguiamo questo cammino, lo proseguiamo nel segno della fede e anche con la guida del nuovo arcivescovo Sandro Salvucci, persona che certamente è all'altezza del compito e che viene in questa città con tanto entusiasmo e anche con prospettive future. Grazie a tutti. Al microfono del Duomo anche il sindaco Ricci per portare il ringraziamento della città al suo arcivescovo. Davvero grazie, perché anche tutta la comunità laica, tutta la cittadinanza, non soltanto coloro che l'hanno apprezzata nella sua attività religiosa così caparbia, anche nel cercare di riorganizzare la Chiesa pesarese, in una fase non facile anche per la Chiesa dal punto di vista organizzativo. Quindi davvero grazie da parte dei credenti, grazie da parte dei non credenti, grazie da parte di coloro che hanno avuto l'onore e la fortuna di avere un grande vescovo come lei. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto e ovviamente non perdiamoci di vista.